Dopo momenti di grande preoccupazione, la buona notizia arriva oggi. A farlo sapere a tutti non solo il conduttore in persona, ma anche Giorgio Panariello attraverso un messaggio pubblico che potesse rasserenare quanti hanno dimostrato affetto e vicinanza in un periodo così tanto delicato. Il peggio sembra essere passato. Lo spiegano così. Per la gioia di tutti, torna a dare notizie di sé e lo fa attraverso il profilo Instagram, Verso Casa. Home Sweet Home. Buon lavoro ai medici e agli infermieri. Forza. PS, state attentissimi. Il conduttore ha così fatto sapere di aver lasciato l'ospedale di Careggi, dove era stato ricoverato dopo l'arrivo dei sintomi del Covid, e pur non abbassando la guardia si dice in ottima forma. Punto solo 7 giorni fa circa, aveva ringraziato il suo pubblico. È stata una settimana particolare, non ce la faccio a essere lì con voi, ma vi voglio salutare e ringraziare per il supporto, per poi affermare in collegamento: vi sto vedendo grazie a RaiPlay. Sarà una grande puntata. Spero di stare bene, di passare una buona settimana, di divertirmi con voi questa sera e di tornare con voi presto, per essere la prossima settimana di nuovo tutti insieme, a riabbracciarci. Punto una grande gioia, dunque. Confermata anche dalle parole di Giorgio Panariello, che insieme agli altri giudici di tale e quale show ha saputo prendere la guida del timone del programma in assenza del padrone di casa, raccogliendo un grande successo. È a casa, sta meglio, sta andando verso la guarigione. Ce la siamo vista brutta. Chi vuole bene a Carlo, ma in generale tutte le persone, si è preoccupato. Continua a leggere dopo le foto. E aggiunge, lo dico io ma anche che c'è passato. Questa è una cosa brutta, noiosa, pallosa, anche nei casi quando non è estremamente pericolosa. È comunque una scocciatura, quindi occhio. Mantenete la distanza, usate la mascherina, pulitevi bene le mani. Sembra inutile, ma è come quando si diceva di non abbandonare gli animali, a forza di dirlo ne abbandonano meno, o mettete la cintura, a forza di dirlo anche io me la metto.